Ciao a tutti. Oggi mi sono trovato nella situazione di voler fare un video a partire da delle immagini statiche e quindi ho realizzato questo video che tra l'altro è in formato quadrato, che non è nient'altro che l'inquadratura di immagini statiche in sequenza. Questa è una cosa che può capitare di dover fare se siete degli illustratori. Avete un disegno e volete però trasformarlo in un video, per esempio facendo dei pan, degli zoom, delle rotazioni. Ho utilizzato Blender per farlo, è un metodo abbastanza semplice che mi piacerebbe mostrarvi perché secondo me può essere utile. In pratica, le immagini le ho importate all'interno di Blender sotto forma di tre semplici piani con il disegno sopra e la telecamera che si anima e inquadra le varie parti dell'immagine. Nell'inquadratura della telecamera possiamo vedere l'effetto complessivo che è quello appunto di un movimento tra le varie sequenze. Qua giù potete vedere tutti i keyframe dei movimenti della telecamera. Alla fine ho i tre piani qua sotto e posso muovermi e inquadrarli come voglio, e questo poi diventerà un'animazione. Parto da una scena vuota di Blender classica. Non mi servono né il cubo né la luce, quindi trascino, premo X e li cancello. Mi serve solo la telecamera. Mi serve anche un particolare add-on, quindi Edit Preferences Add-ons. Verificate di aver attivato l'add-on che si chiama Import Images as Planes. Vedete, in questo momento è disattivato, ho scritto Image qua, lo attivate e da questo momento in poi questo add-on è attivo e quindi avete una voce in più qua nel menu File, Import, avete questa voce qua, Images as Planes. Se non ce l'avete è perché non avete attivato l'add-on, andate a farlo come vi ho mostrato un attimo fa. Se scegliamo questa voce, Images as Planes, ci si apre la finestra per poter andare a scegliere il nostro file. Come esempio, carico un'immagine sola e vi consiglio di impostare in questo modo queste opzioni. Qui scegliete Emit e potete tranquillamente anche tirar via Use Alpha. Adesso, se voi fate Import Images as Planes, ecco qua. Il vostro piano è stato importato e questa è la vostra immagine nelle sue proporzioni. Non vedete niente perché siamo in questa modalità di visualizzazione senza materiali. Potete andare subito cliccando l'ultimo bottone a vedere l'immagine. Questa è l'immagine che ho caricato. Se la guardiamo da questo lato è diritta, se la guardiamo dall'altro lato è a specchio, quindi avete anche questa possibilità. Prima cosa da fare è andare a impostare le proporzioni della telecamera. Di base in Blender è a 1920x1080, che sarebbe il formato Full HD. Se a voi va bene, lasciate pure così, altrimenti da questa lista potete trovare altre voci. In particolare, per esempio, potreste scegliere 4K, una proporzione in 4 terzi. E se volete vedere il risultato, premete questo tasto qui, Camera View. E così vi ritrovate a vedere la scena attraverso la telecamera. Vedete, adesso sono a 720 pixel per 576. Se torno a quello di prima, vedete, è in 16 noni, altrimenti inserite i valori che volete. Tenete conto che se state facendo un video non potete mettere dei dati completamente a caso. È importante che per un video il numero di pixel sia divisibile per 16, se non volete avere problemi. Quindi, per esempio, nel mio caso era un video per Instagram quadrato e ho fatto 1080x1080 e vedete che la proporzione è diventata quadrata. Come vedete, zoomando posso rimpicciolire la visuale se sono dentro appunto la visuale della telecamera con questo tasto. E adesso comunque noi continuiamo a vedere parte della scena attorno. Questa cosa si chiama Passepartout ed è una caratteristica della telecamera. Quindi, se io clicco sulla telecamera, si evidenzia in giallo perché è selezionata. Clicco qui, selezionando Viewport Display, vedete questa voce Passepartout che è selezionato. Se voi la togliete, la parte esterna non è più oscurata. Ma se voi cliccate sul triangolo, potete anche decidere quanto oscurarla. Io ho preferito oscurarla del tutto e in questo modo ho l'inquadratura esattamente libera da informazioni aggiuntive ed è più facile da leggere. Qui sotto avete la timeline che è rappresentata sotto forma di fotogrammi. Questi
Quindi sono, per esempio, in questo momento dura 250 fotogrammi. Se voi andate qui, vedete che stiamo lavorando a 24 fotogrammi al secondo, il che vuol dire che 250 sono un po' più di 10 secondi. Io ho portato questo valore a 30, che è un'animazione più fluida, e tra l'altro 30 è un valore che è abbastanza tipico. I nostri monitor sono rinfrescati a 60 Hz, quindi 30 è un buon numero. È un po' scomodo vedere solo i fotogrammi. Potete qua sotto nel menu view premere Show Seconds ed ecco che adesso il valore che viene scritto qui è in secondi. Quindi il primo numero sono i secondi, 0 più è il numero di fotogrammi. Quindi per esempio qui sono a 0 più 16 fotogrammi. Ovviamente essendo a 30 fotogrammi al secondo, i fotogrammi arrivano fino a 29 e poi c'è un secondo. Quindi vedete, so che qui sono 2 secondi, qua giù sono 4 secondi ed è un po' più facile da gestire. Se voi premete CTRL e trascinate, potete zoomare e la zona che vedete in grigio più chiaro è quella della durata effettiva della vostra animazione. Adesso appunto devo fare in modo di inquadrare, però che succede se premo il tasto centrale e mi muovo, esco dalla telecamera e la mia telecamera rimane lassù. Devo tornare dentro la visuale della telecamera e premendo il tasto N sulla tastiera si apre questo piccolo menu con la voce View. Sotto View potete premere Lock Camera to View. Vuol dire che adesso, quando voi muovete la visuale, la telecamera segue la visuale e quindi da questo momento in poi riuscite a controllare la telecamera semplicemente comandando il viewport. Un'altra cosa che potete fare è, per esempio, nelle caratteristiche della telecamera, qui, una volta che l'avete selezionata, potete volendo cambiare la lunghezza focale da 50 a un numero molto più alto, come per esempio 100, in questo modo è un teleobiettivo e ha meno distorsione. Ora, come vedete, sono libero di inclinarmi da tutte le parti, ho un po' tolto la prospettiva perché appunto ho scelto una lunghezza di 100 millimetri, però corro il rischio di inquadrare il mio disegno in maniera un po' storta. Quindi è meglio che vada a raddrizzare la telecamera. La selezionate, come appunto è selezionata adesso, potete cliccare qui sul bordo o cliccare qua che è ancora più facile. Sotto item vedete qua ci sono le rotazioni della telecamera che in questo momento hanno questi numeri. Se noi premiamo Alt R sulla tastiera, ripristiniamo la rotazione della telecamera a 0. Usciamo dalla telecamera con lo 0 del tastierino numerico e scopriamo che annullando le rotazioni, come vedete, è finita qui in verticale e questo triangolone rappresenta dov'è la sua parte alta. Noi in realtà vogliamo andare a inquadrare la nostra fotografia, quindi o giriamo la fotografia in orizzontale oppure l'abbiamo messa così com'è, possiamo ruotare la telecamera. Gli assi li vedete qui, Y è quello verde, X è quello rosso, Z è quello blu, quindi se io voglio andare a inquadrare la mia immagine, intanto è meglio che riporti anche la telecamera a 0, quindi premo Alt G. E anche la posizione della mia telecamera torna a zero. Se la voglio rimettere a posto, in pratica la ruoto prima sull'asse X di 90 gradi e quindi guarda di là, e poi dovrò girarla sull'asse Z di altri 90 gradi ed eccola che guarda in quella direzione. Sono molto appiccicato e quindi la posso spostare indietro. Potete usare anche il numero che c'è qui sull'asse X, la sposto un po' indietro. Ed ecco qua, con la N nascondo questo, torno nella visuale della telecamera e adesso sono esattamente davanti. Se volete essere sicuri che non ruoti mai, potete in questo pannello mettere il blocco su tutti questi valori con questa chiavetta e in questo modo, anche se voi vi spostate a destra e a sinistra, la telecamera rimane inchiodata e si è spostata fuori dal centro, però ha mantenuto la rotazione inchiodata a quella selezionata. Come faccio adesso a impostare dei fotogrammi? Beh, c'è la modalità registra che è piuttosto facile, quindi vi assicurate di aver selezionato la telecamera. Premete il tasto registra e sul primo fotogramma, e ci siete già, se non lo siete, premete questo tasto per essere sul primo fotogramma, andate a spostarvi nella posizione che desiderate. Posso decidere di partire da qui.
Se la telecamera a un certo punto non si muove più facilmente con la vista, esco e premo il tasto home per vedere tutta la mia scena, posso scoprire di essere magari un po' troppo vicino e in qualche modo non funziona più il movimento. Nel caso, fate esattamente quello che ho fatto, cioè uscite con lo 0, premete inizio per reinquadrare di nuovo tutto e rientrate con lo 0. Se si muove troppo lentamente, comunque in ogni caso ricordatevi che potete anche utilizzare questi valori per spostarvi. Comincio da qui e vedete, ha già registrato questo keyframe. Poi magari dopo 2 secondi voglio essermi spostato un po' in avanti, per esempio qua giù. E vedete, avendo registra, ha già registrato quest'altra posizione. Mi sposto ancora al quarto secondo e zoomo indietro e voglio essere qui. Adesso, se torno all'inizio e faccio play, posso vedere la mia animazione come sta funzionando. Posso andare a regolare tutte le posizioni che voglio, quindi per esempio in questo momento voglio essere qua giù e quindi vedete, avendo registra in ogni fotogramma in cui mi trovo, anche qui per esempio magari da lì a là voglio fare una correzione a metà strada, qui non voglio essere in questa posizione ma voglio essere in quest'altra, ecco che viene creato un keyframe nuovo, quindi vengono rispettati tutti quanti. Se voglio cambiare all'improvviso inquadratura da tutt'altra parte, perché appunto voglio fare uno stacco, il modo più semplice è di spostarsi. Allora, con queste freccette, vedete, potete saltare al keyframe precedente e successivo. Saltate sul keyframe che vi interessa e vedete, sono al 144. Se voi andate al successivo, 145. E adesso andate a registrare una nuova posizione della telecamera al 145 appena dopo. Vedete che sono vicinissimi i 2 punti, potete anche zoomare così. E magari ecco, all'ottavo secondo vi siete spostati qua giù. Ora, quindi, in pratica, nel giro di un fotogramma si passa da un'inquadratura all'altra. E quindi avete ottenuto il vostro stacco. Se fate play, di nuovo avete un'anteprima e tac, vedete, c'è uno stacco perfetto perché in pratica da un fotogramma all'altro siete passati da un punto all'altro. Potete allungare ovviamente a piacere, adesso sono appunto circa 8 secondi, però se voi qui in end scrivete un altro numero, come vedete, si allunga la timeline. Potete anche accorciarla senza pericolo perché i keyframe sono validi anche all'esterno della timeline, però ovviamente ricordatevi di mettere il valore che vi interessa esportare. Quindi magari dopo qui, adesso qua giù, volete un'altra inquadratura ancora e poi a più 12 volete fare un pan fino a qua giù ed ecco qua. Quindi rifaccio play, ho questi movimenti di telecamera, un altro cambio. Come vedete ci sono degli stacchi nei momenti in cui cambia direzione. Adesso fermo il playback e mi accorgo che magari voglio fermare la mia animazione qui. Guardate che frame è, quindi che ne so, 380, al frame 380 mettete la end a 380. E siete sicuri che si ferma in questo posto. Io poi avevo fatto anche fade out, quindi una dissolvenza in nero. Ricordatevi sempre che questo non è nient'altro che un piano che la vostra telecamera sta andando a inquadrare. Quindi, se voi lo cambiate, ne cambiate le caratteristiche, potete anche, diciamo, spegnere la texture. Notate tra l'altro che sono spariti i keyframe perché li vedete solo quando selezionate la telecamera. Se selezionate l'immagine, ci saranno i keyframe dell'immagine. Quindi io adesso, selezionando la telecamera, cerco di capire più o meno voglio che il mio fade out inizi qui. Seleziono la texture. Se vado nel materiale, qui vedete che c'è strength a 1 dell'emission. Tenendoci il mouse sopra, premo I.
Il valore diventa giallo e viene registrato un keyframe per questo valore di strength 1. Adesso vado all'ultimo fotogramma e questo strength ci scrivo 0 e vedete l'immagine diventa nera perché il valore è di 0. Premo di nuovo I e viene salvato questo nuovo valore. In realtà non serve perché ho la modalità registra ancora attiva, magari adesso la disattivo. Quindi, essendo registra, premere I non è stato necessario. E vedete, lui adesso qui non ha fatto altro che fare un fade out. Si può fare anche all'inizio. Quindi all'inizio metteteci 0, i, poi vi spostate quando volete che appaia, mettete 1, i, ed ecco qui che se faccio andare l'animazione si accende e poi se vengo qua si spegne. Se vado di nuovo dentro alla telecamera, torno all'inizio, posso avere un'anteprima della mia animazione. Se voglio spostare qualche fotogramma, basta che lo selezioni, rimane in giallo solo questo e lo sposto un po' più avanti o indietro. Vi invito a guardare le lezioni di animazione Grease Pencil sul mio canale, che anche se parlano di Grease Pencil vi spiegano tutte queste cose su come funziona l'animazione, quindi potete imparare a utilizzare bene tutte queste informazioni. Quindi ecco qui che abbiamo trasformato un'immagine in un filmato. Ci rimane solo da esportare il tutto sotto forma di filmato. Allora, prima cosa che vi consiglio è di abbassare i samples a praticamente a niente, io li metto a 2, perché i sample sono la qualità del rendering, ma in questo caso si tratta solo di un'immagine, non c'è nessuna qualità da gestire, quindi voi più bassi li mettete, più veloce sarà il rendering. Mettete pure 2 su questi due valori. Qui, con l'iconcina della stampante, abbiamo visto appunto la risoluzione, abbiamo scelto gli FPS. Questa è la cartella dove mettere il file di destinazione. Potete premere questo tasto e scegliere una cartella diversa. Vado a scegliere la stessa cartella dove avevo la mia immagine. Premo accetta e vedete viene inserita una cartella. Invece di PNG scegliete FFmpeg video, premete questo triangolino vicino a encoding, invece di matroska scegliete MPEG 4 ed è tutto fatto. Al limite, se volete una buona qualità da medium, portatela un po' più in alto verso high. Adesso che è tutto impostato, quindi la cartella dove salvare il file FFmpeg MPEG 4, non dovete fare altro che fare render. Render animation e adesso Blender farà il rendering dell'animazione e quindi fotogramma per fotogramma li farà tutti e vedete anche che si muove sulla timeline dall'inizio alla fine fino a quello che avete impostato voi come end. Adesso lo lascio fare. Ecco qua, il rendering è finito, rimane visualizzato l'ultimo fotogramma, ma voi potete premere X per chiudere e nella vostra cartella vi ritroverete un file in formato MPEG 4, eccolo qui, che come nome ha il numero dei fotogrammi da 001 a 380. Ovviamente potete cambiargli nome, dargli un nome migliore e questo è un filmato normalissimo con la vostra animazione che avete selezionato. Se volete un risultato ancora più fluido, scegliete 60 fotogrammi al secondo. E ci vorrà un po' più tempo per il rendering, ovviamente. La qualità dell'immagine di partenza determina la qualità del risultato. Ecco quindi un modo molto veloce e pratico col quale creare filmati a partire da immagini. Nell'esempio che vi avevo mostrato, avevo caricato 3 immagini una vicino all'altra e avevo spostato la telecamera dall'una all'altra. Niente vi impedisce di fare ovviamente la stessa cosa. Mettete più di un'immagine, non dovete fare altro con la telecamera che spostarvi appunto a inquadrare anche l'altra. Se voi spostate i fotogrammi per fare un salto da un fotogramma all'altro esattamente, ci sarà un salto perfetto e quindi anche se voi doveste avere un'immagine da tutt'altra parte, nel momento in cui fate il salto, nessuno se ne accorgerà e ci sarà quindi un salto senza problemi a tutt'altra immagine. Come vedete, la telecamera da un fotogramma all'altro è capace di fare un salto di uno spazio arbitrariamente grande, quindi potete fare anche passaggi da un'immagine all'altra senza problemi. Evitare i salti netti tra un movimento e l'altro, tutte queste cose potete impararle sul mio canale nelle lezioni di animazione con Grease Pencil che vi insegnano come utilizzare al meglio la timeline.
Spero che sia un trucchetto che possa essere utile. Grazie mille e alla prossima volta.